Per la prima volta dopo più di 100 anni a Francavilla non si faranno i fuochi d'artificio. Siamo con il sindaco Antonio Luciani. Dire che lei è arrabbiato è un eufemismo. Da che cosa cominciamo? Beh, cominciamo dal fatto che pensavo di averle viste tutte. Dopo 10 anni che faccio il sindaco pensavo veramente di averle viste tutte. Questa le supera tutte. È stata convocata una riunione oggi qui dalla prefettura, è stata convocata in data di oggi, erano presenti dal maggiore dei carabinieri all'artificiere dei carabinieri, la ASL, il vicecomandante dei vigili del fuoco, la prefettura ovviamente, il comune con i suoi tecnici, la capitaneria di porto, un tavolo, dovete immaginare, con le più alte autorità della regione sedute attorno a questo tavolo. Tutto questo fino a che non si è scoperto che ieri la prefettura ha emesso un provvedimento di revoca per il trasporto dei fuochi pirotecnici. Quindi di fatto, quando all'inizio della riunione è stato chiesto al rappresentante della prefettura se poteva, in caso di esito positivo della commissione, revocare quel divieto, lui ha risposto seraficamente di no. Quindi la prefettura di Chieti aveva già deciso, prima dei giochi, di annullare i fuochi di San Franco. A questo punto abbiamo potuto solo prendere atto di questa cosa. Mi sono alzato con parole molto dure, dicendo, e lo ripeto, che questo Stato italiano sta naufragando anche a causa di questi comportamenti. Voi dovete sapere che per il settore turismo e commercio della città di Francavilla al Mare quella sera rappresenta l'esplosione del nostro PIL. Avevamo il sold out nei ristoranti, il sold out in tutti gli stabilimenti balneari. Quella sera le nostre attività commerciali e turistiche incassano migliaia, decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia di euro. E invece, per colpa di chi lo stipendio il 27 se lo vede accreditare lo stesso, quest'anno non ci saranno i festeggiamenti in onore di San Franco. Forgione, il prefetto di Chieti, lo abbiamo sentito la scorsa settimana, forse lei sindaco avrà ascoltato l'intervista, comunque lui poneva l'accento sulla variabile vento. Ma la variabile vento mi viene da sorridere, perché tutti quanti sanno che se il 18 dovesse esserci vento i fuochi non sarebbero accesi. Nessuno è matto, di noi è matto, non si è mai verificato nessun incidente durante i fuochi di San Franco. Vengono sparati sul mare, quindi il pericolo incendi, anche i bambini sanno che a mezzanotte la brezza tira verso il mare e quindi non c'è assolutamente quel pericolo. In caso di vento sarebbero stati sospesi i fuochi, quindi nessun pericolo di incendio, tutto questo è una scusa, perché dire che può incendiarsi il mare è l'ultima banalità che posso sentire dopo 10 anni che faccio il sindaco.